Oggi vi presento l'artista Linda Granito e il suo oltruismo, spiegato dalla splendida voce di Elisa Potenza. Biografia Linda Granito. Linda Granito è inserita perfettamente nell'oltruismo. Oltruismo cosmico, sidereo, ad ispezionare l'infinito stellare che poi è l'infinito nostro interiore. Nello specifico artistico del terzo millennio, l'oltruismo è il motore che ci porterà fuori dalla stantia vacuità esistenziale dell'uomo, immerso in un nichilismo statico ed estetico. Oltruismo, nuova corrente artistica. Dal dizionario Treccani, oltruismo, la volontà di andare oltre, di ricercare soluzioni e posizioni innovative. Oltruismo? Ma sì, ormai l'inventare storie nuove rispetto alla propria identità sembra diventato un destino, e invece da questa identità occorre partire per interpretare il presente, disse Mino Martinazzoli su Repubblica nel 2003, riferendosi alla trasformazione della DC nel nuovo partito Margherita. Oltruismo come necessità di andare oltre. Nello specifico artistico del terzo millennio, l'oltruismo è il motore che ci porterà fuori dalla stantia vacuità esistenziale dell'uomo, immerso in un nichilismo statico ed estetico. Salvatore Dauria in arte Sarossa. Il maestro Sarossa, fondatore e massimo esponente dell'oltruismo, corrente che cerca nella nuova via l'uomo che vuole essere differente e quindi di agire irrazionalmente, rappresenta in modo esemplare l'oltruismo. Oltruismo quindi come nuova corrente artistica, dimensione onirica che cerca l'armonia. Dall'arte classica e contemporanea alla nuova era cibernetica e tecnologica nasce l'esigenza dell'irrazionale, si diffonde l'oltruismo.